Dopo un lungo periodo di vuoto si è insediato lunedì 22 giugno il nuovo presidente del Tribunale Giovanna Scibilia, una nomina attesa da mesi. Il posto infatti era vacante dal 24 gennaio del 2014. L'insediamento della Scibilia arriva come una manna dal cielo per il foro di Caltagirone. Da mesi la categoria infatti lamenta la mancanza di magistrati e personale amministrativo, l'assenza di risorse nel settore civile, l'assenza del presidente del tribunale, nonché le disfunzioni, i disservizi, la disorganizzazione. Tutte cose che impediscono lo svolgimento delle normali attività, compromettendo la produttività e l'immagine del tribunale e rendendo difficile l'esercizio del ministero difensivo e della professione forense. Originaria di Modica, la Scibilia vanta un'esperienza quinquennale presso il Tribunale di Siracusa con la carica di presidente sezione penale. Mi insedio con molto entusiasmo, molta voglia di lavorare, affronterò questo nuovo incarico con grande dedizione, umiltà e soprattutto con grande apertura alla cooperazione e alla collaborazione degli altri operatori del servizio giustizia. Cercherò di superare le criticità sia attraverso un'organizzazione interna sia attraverso un'organizzazione esterna con un'apertura verso per esempio gli avvocati, ai quali chiedo cooperazione per l'adozione di protocolli comuni che servano a semplificare le attività giudiziarie e a migliorare il servizio giustizia. Gli avvocati sono sicuramente pronti a collaborare e in questo senso non dubito della loro disponibilità. Alla cerimonia hanno preso parte il procuratore Giuseppe Verzera e il procuratore di Catania Giuseppe Salvi, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il presidente dell'ordine degli avvocati e del personale amministrativo.